capitolo precedente, decimo capitolo, avevamo parlato della Teshuvah Ela, che la Teshuvah Ela profonda, ancora più profonda di quella che si ottiene tramite lo studio di Torah con amore e timore, avviene quando noi facciamo la preghiera. Però per fare la preghiera giusta, la preghiera sia a livello di Teshuvah Ela, bisogna anticipare la Teshuvah Tata'a, la Teshuvah inferiore, per ottenere la Teshuvah superiore durante la preghiera. Cos'è la Teshuvah inferiore? È la riflessione sui peccati di come uno si è allontanato da Dio. Adesso, la Teshuvah ha detto che la Teshuvah superiore prima arriva la tristezza, perché non si è allontanato da Dio. Nella Teshuvah superiore uno arriva a un grande amore, una grande gioia di essere vicino a Dio. La Teshuvah dice, ma non tutti riescono a passare da un istante all'altro dalla tristezza alla gioia, e di conseguenza è consigliabile fare la Teshuvah inferiore, reso conto di tutte le nostre azioni, come ci siamo montati a Dio, eccetera, il giovedì sera, oppure ogni sera a Tikkun Chatzot, chi non ce la fa ogni sera, almeno una volta a settimana, il giovedì sera, così che poi può pregare e arrivare a Teshuvah Ela, specialmente il giovedì sera, perché? Perché il sabato è il concetto di Teshuvah Ela. In questo undicesimo capitolo, l'altra Rebbe dice, ma effettivamente c'è un modo per avere nel cuore, nello stesso istante, sia la tristezza, l'amarezza che la gioia. E adesso questo che andrà a spiegare la Rebbe oggi nel nostro capitolo. Per avere la sottomissione divina al suo cuore, che è il concetto di Teshuvah inferiore, e anche la gioia in Dio, che è il concetto di Teshuvah superiore, tutte e due assieme, abbiamo già spiegato questo nel Tanya, nel 34esimo capitolo, nella prima parte del Tanya, nel capitolo 34, come è scritto nello Zohar, che c'è la gioia da una parte del cuore e c'è la tristezza, l'amarezza dall'altra parte del cuore. Com'è possibile? Perché il fatto, la gioia e l'amarezza e la tristezza derivano due cose diverse. Da un lato c'è la mia anima animale e la materia, il corpo che mi ha fatto peccare, eccetera, e per questo mi sono allontanato da Dio. E questa è la radice, la sorgente dell'amarezza. D'altro lato c'è la mia anima divina, che è essenzialmente buona, e noi vogliamo fare Torah Mitzvot, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo esprimere la nostra anima divina, e dunque c'è una grande gioia. Per cui, essendo la gioia e la tristezza per due motivi diversi, è possibile che loro coesistano nel stesso momento nel nostro cuore. Questa frase dello Zohar, che dice gioia da un lato, tristezza dall'altro lato, era stata detta dal figlio di Rabbi Shimon Bar Yochai, quando suo padre, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'autore dello Zohar, rivelava dei segreti molto profondi sulla distruzione del santuario. Da un lato gioiva immensamente da questi nuovi segreti di Torah, dall'altro lato questi segreti di Torah parlavano di una cosa molto dolorosa, della distruzione del santuario. E dunque Rabbi Elazar, il figlio di Rabbi Shimon Yochai, dice, da un lato c'è una gioia immensa di quello che, da quelle parole che sto dicendo, i segreti che vi sta insegnando, dall'altro lato una tristezza immensa per la situazione del santuario di cui stiamo parlando. Poi quando noi abbiamo la fede assoluta in Dio di essere rassicurati che Dio è buono, è Dio misericordioso e ha pietà e perdona molto, e dunque noi appena gli chiediamo a Dio perdono per i nostri peccati,
subito ci perdona. Come c'è scritto nel versetto, come la tua grande misericordia cancella i miei peccati, lavami, puliscimi, purificami, tutti i miei peccati cancella. Senza alcun dubbio, siamo sicuri, siamo certi che Dio accetta la nostra teshuva. Come noi benediciamo nella preghiera, nella amidà, ogni giorno facciamo benedizione. Hanunna Beyeshuah, il me benediamo Dio, il misericordioso che perdona tanto. Se fosse un dubbio se Dio perdona o no, allora non si farebbe benedizione. Perché c'è la possibilità di recitare il nome di Dio in vano. Questa è una cosa molto severa. Ogni volta che c'è un dubbio se recitare una benedizione o no, non si recita. Safek brachot le'akel, un dubbio di benedizioni non si recita. Perché? Per evitare di dover dire. Dunque, se noi recitiamo ogni giorno Hanunah Beyeshuah, vuol dire che non c'è nessun dubbio, sicuramente Dio ci perdona. Perché? Siccome abbiamo chiesto a Dio, Dio perdonaci, Dio scusaci. E se non fosse che noi ritornavamo a peccare, allora subito Dio ci anche redimeva con la redenzione completa. Il fatto che la redenzione non avviene perché chiediamo scusa o per continuare a peccare. E come va la prossima benedizione nella Midah, dopo Hanunah Beyeshuah, la prossima benedizione dice Baruch Ata Hashem Kol Yisrael, benedetto tu Dio che redime Israele. Adesso chiaramente anche nella halakha, nella legge, anche un uomo, una persona è obbligato a perdonare. Non ti ha fatto un danno, ti ha fatto un'offesa, ti viene chi ti chiede scusa, sei obbligato a perdonare. E c'è scritto chiaramente in Shulchan Aruch che uno non può essere crudele e non perdonare. E perfino nel Talmud c'è scritto che uno che ha tagliato il braccio del suo amico, ma è una cosa proprio estrema. Lo stesso, quando ti chiede perdono, devi perdonarlo. Se ti ha chiesto perdono 3 volte e non hai perdonato, basta, ormai è colpa tua. Lui ha già fatto il suo dovere, non deve più chiedere scusa. I Givonim era un popolo che abitavano vicino a Israele e Re Shaul aveva ucciso alcuni di loro. Re Davide, che è venuto dopo Re Shaul, ha chiesto scusa a loro per quello che è successo, ma loro si sono rifiutati di perdonare e volevano vendicarsi. Allora Davide Melech ha fatto un decreto che i Givonim non possono diventare parte di Israele. Sapete, se un Givonim vuole convertirsi, verrà rifiutato. Perché? Perché i popoli di Israele sono misericordiosi, figli di misericordiosi. Questi qui che sono crudeli, che assolutamente vogliono vendicarsi uccidendo i figli di Re Shaul, eccetera, allora ha detto questi non possono fare parte del nostro popolo. Allora, se una persona è obbligata a perdonare, ancora di più Dio. Dio sicuramente ci perdona. Ancora di più in maniera illimitata. Allora, a questo punto, posso fare la domanda. Perché noi benediciamo, recitiamo la benedizione, misericordioso che perdona? È ovvio che deve perdonare. Anche l'uomo deve perdonare. La risposta è noi diciamo Hamar Beyeshuah, misericordioso che perdona tanto, come c'è scritto nel versetto Verav Lesloach, e Dio perdona molto. Cosa vuol dire? Che la natura umana è, se uno ti fa un'offesa, ti fa un peccato e ti chiede scusa una volta, lo perdoni.
Se lui ritorna, ripete questa offesa, ripete questo peccato una seconda volta, è molto difficile perdonare la seconda volta. È ancora più difficile la terza, la quarta volta e così via. Però, quando si parla di Dio, non c'è differenza tra la prima volta e la millesima volta. O mille volte. Dio ti perdona nella stessa maniera la prima e la millesima volta. Perché? Perché il perdono di Dio è infinito. Perché il perdono viene dalla misericordia divina. E come tutti gli attributi divini non hanno fine, non hanno limite, sono proprio infiniti, come c'è scritto nel versetto che la sua misericordia non termina mai. E dunque, rispetto all'infinito, uno o mille, non c'è nessuna differenza. Perché tutte e due davanti a Dio non hanno alcuna importanza e il grande e il piccolo sono uguali. E per questo Dio perdona i nostri peccati ogni anno, anche se ci siamo confessati questi peccati l'anno scorso a Kippur e li confesseremo l'anno confessato l'anno prima, eccetera, eccetera. Però Dio ci perdona comunque. E non solo ogni anno di Kippur, ma così anche ogni giorno, tre volte al giorno, nella preghiera di Shacharit, di Mincha, Arvit, nella Midah, recitiamo Slachlanu, e concludiamo, misericordioso, che perdona molto. E come dicono i saggi, che la preghiera è stata fissata dai nostri saggi, perché? Per via... come i sacrifici, una volta c'era un sacrificio che ci facevano perdonare, adesso non c'è sacrificio, c'è la preghiera. E dunque il sacrificio del mattino, faceva perdonare per i peccati della notte, e il sacrificio pomeridiano per i peccati del giorno, e così ogni giorno in eterno. A questo punto salta fuori la domanda: che differenza c'è tra il perdono giornaliero e il perdono di Kippur? Allora la Tareb spiega che il perdono di Kippur è più elevato perché riesce a perdonare anche i peccati severi. Invece il sacrificio giornaliero perdonava solo per i comandamenti positivi. Sarebbe dire che uno aveva omesso un comandamento positivo, allora il sacrificio giornaliero può perdonare. Mentre se uno ha fatto una trasgressione oppure un comandamento di quelli che hanno la pena più severa, allora non bastava quello, ci vuole anche Kippur, come abbiamo studiato all'inizio del primo capitolo del terzo volume. E così la preghiera in questo periodo che non abbiamo sacrifici assieme al pentimento è parallela al sacrificio. E il fatto che Dio ci perdona costantemente, noi sappiamo che se una persona pecca con intenzione di fare Teshuvah, la Teshuvah non funziona. Echta ve'ashuv en maspikim biyad asa Teshuvah. Uno che dice farò peccato, poi farò Teshuvah, non gli daranno la chance di fare Teshuvah. Allora, cosa fu? Se uno ogni giorno, dice tre volte al giorno, Dio misericordioso che perdona, sembra che lui già pianifica di fare il peccato. Ma dice no. Come dire Echta ve'ashuv? Non ti danno la chance di fare Teshuvah. Che se uno pecca con l'intenzione di farsi perdonare, deve dire che nel momento del peccato, lui aveva la capacità, la possibilità di trattenersi, e ha detto, adesso lo faccio, poi mi farò perdonare. Questo è inaccettabile. Anche questo non vuol dire che se fate Teshuvah, se fate Teshuvah non viene accettata. Vuol dire che non ti aiutano a fare Teshuvah, non ti danno la chance. Però se tu ti sforzi per conto tuo, perché intanto Dio ci dà l'ispirazione divina di fare Teshuvah, perché Dio ci ama, ci vuole bene, ci dà la possibilità di ritornare a Lui, vede che siamo un po' incasinati, Dio ci mette in situazioni particolari che ci fanno risvegliare di fare Teshuvah. Se uno ha peccato
con l'intenzione di fare teshuva. Allora dice, ah, la teshuva ti ha fatto peccare, io la metto da parte, così non ti fa più peccare. Poi se tu ti impegni di conto tuo, trovi ispirazione per conto tuo, ti sforzi, hai sopraffatto le tue intenzioni negative e hai fatto nonostante ciò teshuva di tua propria iniziativa senza l'iniziativa divina, allora la tua teshuva viene accettata. Però noi, quando preghiamo tre volte al giorno e chiediamo a Dio, Dio perdonaci, prima di chiedere a Dio, Dio perdonaci, chiediamo a Dio, aiutaci a fare una teshuva completa. Cosa è una teshuva completa? Una teshuva completa vuol dire prendere le istruzioni di non peccare mai più. E così anche di Kippur, noi chiediamo a Dio, Dio, che sia la tua volontà che non pecchiamo mai più. E siccome la nostra intenzione è di non peccare mai più quando facciamo la teshuva, allora sicuramente danno la chance di fare la teshuva. Come dicono i saggi, che uno che vuole purificarsi, viene a purificarsi, Dio lo aiuta. Saprei dire, appena uno vuole purificarsi, subito Dio ti dà la mano. E dunque perciò anche il perdono è subito immediato. Quello che c'è scritto nei Salmi di Davide. Vechatatine ditami, il mio peccato è sempre davanti a me. Cosa significa questo? Non significa che una persona deve essere sempre triste e sempre ricordarsi i suoi peccati. Perché c'è scritto dopo di che? Tashmieini sasom esecha. Fammi sentire la gioia, la felicità. E il tuo spirito generoso mi sostenga. Perché? Perché una persona deve fare teshuvah tutta la sua vita. La teshuvah superiore. Che la teshuvah superiore, abbiamo detto, deve essere con grande gioia. Allora, cosa significa quello che c'è scritto e il mio peccato è sempre davanti a me? Ma la parola davanti, che viene, Megdi, che viene utilizzata in questo versetto, significa davanti, ma non davanti da vicino, davanti da lontano. E questo significa che il fatto di ricordarsi dei peccati, dei propri peccati, ricordarsi da lontano, ci aiuta a mantenere le proporzioni giuste e tenerci umili. Allora, può con questo, ricordandosi di questo, può accettare con un occhio positivo tutti gli accadimenti negativi che avvengono, sia per mano di Dio, per mano di uomini, sia che sia in azione, o in pensiero, o in parola. E come dicono i saggi, quelli che sono umiliati, ma non umiliano indietro, quelli che ascoltano come vengono svergognati e non rispondono, quelli che fanno le mitzvot per amore di Dio e gioiscono nella sofferenza che Dio gli manda. C'è uno che viene umiliato e non umilia indietro, però si difende. Cioè, no, guarda, che quello che tu hai detto non hai torto, non è vero, hai sbagliato, perché è così così. Senti che viene accusato una cosa e dice, no, non è vero, non l'ho fatto. Però non umilia indietro. C'è uno che viene umiliato e non risponde. Su un livello molto più elevato. Non so che non umilia indietro, ma non risponde del tutto, non si scolpa nemmeno. Questo è un livello più elevato. E poi c'è il terzo livello, che è ancora più elevato. Non so che non risponde, ma lui gioisce di questo. Perché? Perché si ricorda i suoi peccati nel passato e è contento di accettare questa umiliazione per cancellare i suoi peccati piuttosto di avere una punizione più severa da Dio. E chiunque ha la capacità, chiunque si trattiene dei suoi sentimenti, non si arrabbia, non punisce indietro, non risponde,
Dio gli cancella tutti i suoi peccati. Con la mia amicizia, ma virimlo al corpo shav, cancellano tutti i suoi peccati. Ah, ma, 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 ma.